Allora, adesso proviamo la posizione di partenza per il bagger, no? Qui ci mettiamo con un piede avanti all'altro, i piedi diritti, lo sguardo in avanti, la posizione non è tanto bassa, il piede che sta avanti lo scegliete voi, è differente, l'importante è che non stiamo a piedi paralleli ma che il piede stia davanti all'altro, le mani sono rilassate e vicine, i gomiti vicini ai fianchi, le mani vicine alle ginocchia. Proviamo un po' questa posizione. Aspetta però, allargatevi così ognuno, ancora di più, va ancora fuori del campo, vieni un po' più avanti, guarda, vieni avanti. Vai, vai, proviamo. Ok, sentiamo bene. Ci stiamo qualche secondo. Attenzione a stare con i piedi diritti, eh? Ok. E adesso proviamo a sentire il peso del corpo sbilanciato sulla parte avanti del piede, senza sollevare il tallone. Senza sollevare il tallone, però devo sentire che il peso del corpo è sulle dita dei piedi, sull'avampiede. Ok? Braccia rilassate, eh? Ecco, rilassate. Va bene? Stop. Adesso riprendiamo la posizione. Adesso immaginate, prima vi dico cosa dovete fare, immaginate che colpite una palla in palla, una palla facile. Concentratevi sull'azione delle braccia, non sull'azione delle gambe. Le braccia le dovete prima distendere, no? Le braccia rilassate, prima le dovete distendere, poi le dovete unire e poi le dovete portare sulla palla e fermarle al momento del contatto. Provate un po'. Fate di seguito, eh? Fate di seguito. Vai, vai. Ok, lei lo fa bene, eh? Vai ancora. Brava. Vai. Attenzione perché ogni tanto unisci che le braccia ce l'hai ancora un po' piegate. Però prima di stendere e poi unire. Esatto, bravissimo. Vai ancora. Questo è già un libro, eh? Si vede. Mettiti di traverso, che così girate così, non ti vedo. Vai, prova. Ok, riprova. Lei parla, unisce le mani troppo distanti dal corpo. Prova, aspetta, prova a unire le braccia vicine alle ginocchia e poi portarle in avanti. Brava, la corretta, vai, brava, dai. Così è più corretto. Ancora, unisci vicino e porti in avanti, brava. Mettiamoci di fianco, così ti vedono. Lei è uguale, eh? Non unire distante, unisci vicino e porta avanti le braccia. Adesso non muovere i piedi, concentrati solo sull'azione delle braccia. Unisci vicino, brava, e porti in avanti, ok? Unisci vicino e porti in avanti, ok? Unisci vicino e porti avanti, qui ti fermi, qui impatti la palla, dopo il contatto le braccia non continuano, si fermano. Riprova, rilassa le braccia, rilassa, gomiti vicini ai fianchi, unisci e qui ti fermi, ok? Vai, ancora riprova, facciamo con la palla adesso, dai, rilassa le braccia, gomiti vicini ai fianchi. Tieni adesso, è 1, 2, 3, 4, 5, torna nella posizione rilassata. Gomiti vicini ai fianchi, vai, unisci, fallo più veloce, più rapido, immagina che sta arrivando la palla. Dai, torna indietro, brava, fermo, un po' più basso, qui la palla. Lascia, vai, via, qui, fermo, ok, vai. Rilassa, aspetta, tiro io qui, gomiti vicini ai fianchi, rilassa le braccia, vai, 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 qui, ok, ancora, vai, brava, vai, andiamo un po', anche lei, unisci
troppo distante, unisci vicino al corpo, esatto, dai ancora, concentrati sull'azione delle braccia, non sull'azione delle gambe, è unito distante, unisci vicino alle ginocchia, lì, adesso è unito vicino alle ginocchia, però le braccia erano flesse quando le accorte, invece devi distendere le braccia, unirle vicino alle ginocchia e portarle verso la palla, distendere, adesso è più corretto, ritorna alla posizione di prima, rilassa le braccia vicino ai gomiti, prima distendo, poi unisco e poi le spingo verso la palla. Concentrati sull'azione delle braccia, non sull'azione. Brava, brava, molto bene. Dai, ancora lo fanno. Vai. Brava. Vedete come niente più giovani, no, chiaramente, com'è che ti chiami Giulia, vero? Giulia, questo qui è troppo semplice per me, no? Però vedete che nelle più giovani è qualche problema di coordinazione su questa azione, cioè tenete presente che presumibilmente sono già le più bravine delle loro squadre, no? Qui se ci scendiamo ancora un passo, ancora di più. Adesso proviamo a fare una cosa, immagina che fai paga laterale, ok? Io mi devi fare contrapposizione alla spalla, eh? Ok. Bene, questo è un altro esercizio che ci sensibilizza bene l'azione delle spalle, no? Ok, cambiamo. L'azione delle spalle e del busto. Ok. Va bene, proviamo da quest'altra parte. Vai, arriva la palla. Aspetta, la rifacciamo. Cerca di impattare la palla prima delle spalle, cioè, quindi non deve, aspetta un attimo, non deve superare la linea delle spalle, la devi impattare prima. Vediamo, dai. Palla. Bene. Ok, proviamo di qua. Palla. Ok, brava Giulia. Adesso riprendiamo la posizione di partenza, solo che, aspetta, non ho finito, prendiamola a cavallo di una linea, cioè no a cavallo, la linea vi deve rimanere o a destra o a sinistra, perché proviamo a fare un passo accostato, quindi io dalla posizione di partenza mi sposto lateralmente, nello spostarmi devo muovere per prima la gamba opposta allo spostamento, quindi per spostarmi di là sposto per prima questa e poi recupero la posizione di Bayer, per spostarmi di là sposto prima questa, in maniera di avere sempre un appoggio a piedi simultanei, cioè quei piedi che appoggiano sempre nello stesso tempo. Proviamo un po', vieni un po' più avanti. Guarda, te vieni un po' più avanti qua, Giulia, tu vieni un po' più avanti qua e tu vieni qua, così, proviamo un po', attenzione perché sei andata, sono messo male, sei andata in affondo, e no questo, prima, muovi prima il destro, immagina che calci coi piedi, no, hai mosso il sinistro. Immagina che dai un calcio al piede, così, bravissima, dai, prova, brava, adesso ci sei, brava Giulia, provate un po', ok? Sì, scavalca la linea però, allunga, no, adesso sbaglio, brava, dai, ok, va bene, adesso è sbagliato, rifallo, chiaramente Giulia ha capito subito, poi prova, continua a farne ancora qualcuno, ok? Brava, vai, notate la differenza della contrazione delle braccia, ancora proviamo a farlo, no? Vedete come loro due sono molto contratte con le braccia durante lo spostamento. Adesso, come ti chiami? Elisa, quando ti sposti le braccia, tienile. Prova, dai ancora, rilassate, non con, no, così, bravo, molto bravo, prova un po' anche te, rilassate, brava, adesso hai sbagliato lo spostamento, brava, dai, senza calciare, quello però senza calciare, va bene, dai, rilassa le braccia, rilassa, adesso proviamo a mettere insieme le due cose, nel senso, posizione di partenza, spostamento corretto, braccia rilassate, poi stendo, unisco, spingo
darti la palla, poi recupero le braccia rialzate, mi sposto dall'altra palla, mi stendo, mi spingo verso la palla. Vediamo un po'. Giulia molto bene. Braccia distanti dal corpo. No, unisci, distendi. Prima distendi, poi unisci, distendi, no, hai unito, flesso. Prima distendi le braccia, distendi, no. Tranquillo, non succede niente. Riprova. Vai, mi sposto. Aspetta. Molto meglio, dai. Giulia, rifallo un po' vedere. Ok. Ok. Va bene. Adesso proviamo qualche spostamento a passo incrociato, la posizione incrocio, eseguo bagger, ritorno, incrocio, eseguo bagger, ritorno. Proviamo. Ok. Rilassate le braccia nella fase di spostamento, eh? Adesso Giulia vai in zona 1 come se dovessi ricevere e tu vai in zona 5, voi fate la stessa cosa di là. Adesso immaginate di ricevere una palla corta in affondo, quindi spostate in avanti, affondo e ricezione della palla corta. Proviamo? Ok? Poggiamo anche il ginocchio a terra, per andare giù. Ok, bravo. Tutti questi sono degli ottimi esercizi di riscaldamento molto specifici a quello che stiamo facendo. Ancora qualche palla? Ok? Adesso sempre posizione di partenza, stavolta la palla è lunga, quindi io faccio un passo d'arretramento e apro per fare un bagger laterale. Ok, va bene. Va bene. Anche dall'altra parte. Va bene. Orienta bene le spalle nel bagger laterale qua, brava. Esce di là, a destra, di qua. No, là, verso di me. Riprova, la palla la devi mandare a me. A destra va bene, ok. A sinistra la devi mandare a me. Brava, adesso va bene. Ok. Adesso proviamo a fare questo. Chiaramente è importante fermare la palla per dare loro modo di rispettare la giusta sequenza. Già così.
palla, andando dal semplice al più difficile. Rilassa ancora le braccia, gomiti vicini ai fianchi, vai, prova, dai. Abbastanza bene, torna, vai. Adesso di qua, una volta a destra, una volta a sinistra. Vai e spingi. Mettere le braccia, non unire le braccia distanti dal corpo, eh. Vai, via, vicino al corpo e spingi. Spingi dritto, non storto. Ancora, riprova. Spingi dritto, dritto. Brava. Vai, di qua. Vai. Ok, se non lo spostamento a passo distante. Non è questo, non l'abbiamo provato bene. Passi sul carro, riprova. No. Brava. Vai, ancora brava. Vedete come in questo modo duro la tecnica del dettaglio, anche dello spostamento. No? Dai, prova anche te. Di qua invece, adesso tu hai fatto il... Allora, vai. Questo perché la costringi ad andare bassa. Non deve andare di là, scendi ancora un po'. Se fai così ti va di là, invece se scendi le braccia diventano quasi parallele e la tieni. Via, ancora di là. Bravo, questa è buona. Sei sceso un pochettino di più. Occhio a non mandarla di là, eh. Spostamento non mi sono accorto, con le braccia che errore hai fatto? Hai unito distante, quindi unisci vicino al corpo, dai. Ancora distante, eh. Provalo senza palla. Bravo, bene. Dai, ancora senza palla. Ok, ancora. Adesso hai unito vicino, però le braccia erano flesse. La sequenza è distendo, unisco vicino e spingo verso la palla. Brava, abbastanza bene. Dai, provalo con la palla. Una cosa molto importante quando facciamo questi esercizi analitici, che la tecnica, nel momento che facciamo esercizi analitici, la tecnica deve essere perfetta, perché sennò stabilizziamo l'errore. Cioè certe volte, no, diciamo, facciamo esercizi analitici, facciamo 10 minuti, 10 rincorsa all'attacco, non ci giriamo, no? È meglio non farlo. È meglio non farlo. Perché se ripetono l'errore, rafforzano l'errore. Quindi quando c'è il lavoro di tecnica analitica c'è il massimo, vedete loro come sono attenti adesso che hanno da rispettare delle consegne molto precise, chiaramente sono anche molto motivate, no? Questo è ovvio, lo so, però vi assicuro che il sentirsi che stiamo migliorando motiva molto, per cui perlomeno con le ragazzine che ci hanno interesse, perché dopo ce n'è qualcuna che veramente non gliene frega niente, no? Però con quelle che ci hanno interesse, il fatto di sentire che migliorano è un elemento chiave della motivazione a questa età, no? In questa situazione, per cui è importante che ci facciamo l'ero. Thank you.
qua già cominciano a scaldare bene, perché la richiesta è un po' più impegnativa. La richiesta è impegnativa soprattutto per quanto riguarda la ricezione. Cerchiamo di stare con le braccia ferme dopo il contatto. Ci sono due cose che ti voglio dire, guarda. Di solito soffri un pochettino la palla corta, ma la soffri, no? Perché non arrivi bassa e la palla ti va di là, come quando provavi in maniera analitica. Per cui sta attenta a questa situazione, perché sennò lì vai in difficoltà. Aspetta un attimo. L'altra cosa, proviamo a stabilizzare il piano di rimbalzo. La palla va molto lenta, no? Per cui la devo accompagnare, però quando l'ho colpita fermo le braccia, cioè l'accompagno, però nel momento che l'ho colpita provo ad avere le braccia ferme. Vediamo. Molto bene, eh? Buono Federica. Dietro e facciamo barca laterale, prova un po', ok, sempre l'azione delle braccia, eh? Vai. Bene, più ciclo, vai, 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 molto bene, bravo. Giulia controlla le braccia, cerca di stabilizzare il piano di rimbalzo, brava. Quanto sei? Non conti? E allora non vale, allora uno, ricominciamo. Due, è tutto lì l'esercizio, tre, a zero. Uno. Bene. Bravissima. Quanto siamo? 10. Non fa la furba, eh. 12. Adesso conto io. 0. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, questa era buona, Federica, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, siamo quasi arrivati, non sbagliare adesso, eh? 15, 16, 17, 18, 19, l'ultima, 20. Bravo, bravo Giulio. Adesso facciamo un cambio. Adesso Federica, anche se non lo fai mai, però viene a ricevere in zona 5, perché dobbiamo far vedere a loro una cosa. Luca, adesso ci batti te una palla, ti metto a lavoro anche a te. No, te stai lì, se no che gusto c'è. Adesso noi dobbiamo fare 10 di fila, sempre il solito lavorino di fila, se sbaglio ricomincio.
No, gli fai una battuta, una mezza battuta adesso, quindi intorno ai 7-8 metri dalla rete. E il corpo lo teniamo, come fai normalmente, perché lo fai normalmente, verso il ricevitore e con le spalle e col busto, verso il battitore, verso quello che batte, e con le spalle e col busto orienti la palla verso il piano di rimbalzo. Prova un po'. Sempre 10 di fila, Giulia conta. Adesso voi che siete, qui si ricomincia, andate di là, voi che siete ancora più bravi vi do la seggiola più piccola, così è ancora più difficile. Sali su. Adesso gli lanci la palla e lei deve fare 20 bagar di fila precisi, dai. Attenzione a quello che abbiamo fatto prima, al lavoro delle braccia, rilassate e azioni. Subito cattiva, Uno, conta bene, Quanto siamo? Una cosa importante è che quando andiamo ad allenare la ricezione costruiamo dei obiettivi che sufficientemente difficili ma che siano realizzabili, no? Io non le conoscevo ma ci sono andato abbastanza vicino. Chiaramente grossa richiesta di precisione, perché tra l'altro parliamo di due liberi, per cui è normale che sia grossa richiesta di precisione. Vedete che questo esercizio li impegna abbastanza, perché non è che lo fanno, però ci devono stare attente. Quindi le due cose messe insieme, cioè la richiesta di massima precisione, perché poi dopo dobbiamo avere la palla doppio positivo, non ci accontentiamo di averla positivo, soprattutto su una battuta, no, di questo spessore qui, che è una battuta abbastanza semplice, e per contro creargli il giusto step, la giusta difficoltà è molto importante. Si ricomincia quando c'hai queste palle, no, che ti sorprendono, prova comunque con il busto a trovare l'orientamento giusto del piano di rimbalzo, per questo succede certe volte che non riesci a avere la palla dove vorresti te la trovi lì, devo comunque attraverso il busto e le spalle orientare il piano di rimbalzo verso di lei. Pazienza, non ci nervosiamo. Questo è un esercizio difficile. Uno. Due. Tre. Dai. Bene. Cinque, siamo a metà. Sei. Sta spinta poco, dai, cominciamo, via, sei sempre più vicino. Uno, due, buono, questa è, qui eri nettamente in difficoltà, però sei riuscita a orientarla bene, bravo, dai, bravo Federico. Tre, quattro, cinque, 6, questa era buona, via. 7, era vicina alla rete. 8, 9,
10, dai Giulia, tocca a te. Te non ti regalo niente, te lo dico prima. Uno. La campionessa d'Italia. Zero. Spingila un po' di più, uno. Brava, due. Tre, molto bene. Questa è buona, dai, quattro. Cinque. Sei. Aspetta, un momento che spiego una cosa. C'è anche un motivo per cui le palle avanti gliele do buone. Perché in ricezione voglio avere palle avanti al palleggiatore e non voglio avere palle dietro. No, qui se è staccata non gliela do comunque buona, ma se la palla è un po' avanti gliela do comunque buona. Dai. Sette. Otto, questa un po' bassa. Brava. Nove. Luca, anzitutto, si ricomincia. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ah, bene, bene. Otto. Nove, hanno detto che è buona, eh. Attenti all'ultima. Brava, brava Giulia. Adesso, voi due andate in battuta e i liberi ricevono. Adesso Luca, togliamo l'attrezzo perché sennò diventa veramente, già questo era difficile, diventerebbe impossibile. Adesso dobbiamo fare 7 ricezioni su 10. No, se subiamo l'Elis si azzera. Attenzione, perché cambia un po' il rapporto che dovete avere con l'esercizio, perché prima cercavate la diciamo la palla perfetta comunque, perché se era un po' staccata non valeva, e adesso ci avete dei bonus, perché per esempio se mi arriva una palla vicino alla linea e sono, non so, 6 su 8, io posso anche salvarla e non vado a zero. E questa è una situazione molto più simile alla partita, perché in partita se io ho una palla buona la ricevo precisa, ma se ho una palla di emergenza la salvo. Quindi questo esercizio vi deve stimolare a salvare delle palle e non prendere ace, perché l'ace vi porta a zero quando siete in difficoltà. Proviamo, gliele conti Luca a te, quindi devono fare 7 su 10, all'inizio ti aiuto io, poi vai avanti per conto tuo. Andiamo, adesso si batte per fare punto. Vai. La stessa fa 3 battute di fila buone. Dai, ribatti, ribatti, la stessa. Ok? 1 su 1. No, aspetta. La stessa fa 3 battute di fila buone. Se sbagli ricominci. 2, 3, cambi, 3 su 3, 4 su 4, 0, un po', vabbè, dai, brava che l'hai salvata, brava, 0 su 1. Questo è ace. Zero. Uno su uno. Due su due. Due su tre. Ok, va bene così. Tre su quattro.
4 su 5, 5 su 6, 8, 0, 1 su 1, 2 su 2, 3 su 3, 3 su 4, 4 su 5, 5 su 6, 6 su 7, 0. Su queste palle puoi intervenire anche te, queste palle sono del palleggiatore, cioè, nello scout oramai universalmente le mettono al palleggiatore. Ok, dai, 0. 1 su 1. 2 su 2, un po' bassa, tienila più alta. 2 su 3. Voi ci tirate apposta sulla rete. 3 su 4. 3 su 5. 0, bella, questa in mezzo, se l'hai fatta apposta è perfetta. 1 su 1. 0. 1. 2 su 2, 3 su 3, 4 su 4, 5 su 5, 6 su 6, 7 su 7, basta non prendere ace, 8 su 8, questa è una buona Luca, 8, 9 su 9, 9 su 10, ok, adesso, se la cavo meglio battuta, sono delle due, allora un po' battere, facciamo iniziare a Federica, adesso, Federica, loro battono per farti, non per farti ace, ma per farti cadere la palla per terra. Te devi cercare, prima di tutto, di ricevere la palla, quindi tutte le volte che sei in condizione la ricevi precisa. Però certe volte chiaramente qui sei costretto a fare il salvataggio, perché no, devi gestire tutto il campo, e qui devi cercare di salvarla, ma quantomeno di toccarla, perché se te la tocchi annulli la loro battuta. Voi dovete fare, facciamo, in realtà no, di solito si fa due o tre battute, però siccome è ora di pranzo io direi di fare una, voi dovete fare una battuta a terra, finché non cade la palla a terra battete, quindi datevi da fare perché se no non andiamo a pranzo. Va bene, toccata. Cerca di essere precisa se ci arrivi bene. Vai, 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 salva, salva, via, bravissima, aspetta, falla tornare a posto. Vai, quando sei pronta, ricominciamo. Vedete come, no? Quando c'è un libero, voglia come se la vado ad allenare la situazione di spostamento. Voi andate pure. La vado ad allenare la situazione di spostamento, perché chiaramente, però nella tecnica l'elemento, no, di maggiore attenzione è sul contatto con la palla. Brava Federica, brava a
metà, perché cerca di tenerla nel tuo campo la palla, non deve andare di là, dai. Buono. Ah, toccato? No, quindi Giulia ha finito. Così non vale, Chiaramente questo esercizio qua, la finalità non è solo per la ricezione, ma no, soprattutto con le ragazze più giovani, è di sviluppare anche l'aggressività del servizio, no? La capacità di mettere il servizio in un punto preciso del campo. Ti far vedere dove batti, non è che ti giri così, cerca di fregarla. È troppo facile, dai. Oh, dai. Aspetta, fate un apposto, non fa la furba. Troppo facile, sfrutta tutto il campo, troppo in sé sta battuta. Ah, già meglio, aspetta, ora. Proviamo un po' a fare cambio. T'ho salvato, Abbiamo quasi finito, dai. Lei fa bene questo è pane quotidiano per lì. Va bene, dai, ci fermiamo qua. Recuperate i palloni, ringraziamo le ragazze che le abbiamo fatte aspettare un sacco di tempo.